scelto Guicciardini perché mai come in questo momento, a mio avviso, la lezione di Guicciardini e la sua esperienza è modernissima e molto attuale. Guicciardini, oltre che un grande storico, un grande intellettuale, è stato un politico di professione, un tecnico messo al servizio della politica. Lui ha fatto il politico in favore della Signoria dei Medici in un'epoca difficilissima per l'Europa intera, in particolare per l'Italia, perché, guarda caso, l'Italia era, e l'Europa, e gran parte dell'Europa, erano strangolate fra due superpotenze. Da una parte c'era l'impero asburgico e la Spagna, che erano tutte e due nelle mani di Carlo V, dall'altra c'era l'altra grande superpotenza che voleva ritenersi tale, la Francia, e gli stati italiani erano schiacciati in mezzo, quindi il suo ruolo è stato difficilissimo. Per cui la lezione, l'eredità che lui ci ha lasciato come politico, secondo me potrebbe essere veramente molto utile a tutti. Che cosa insegna Guicciardini politico? Lui insegna che il politico deve avere due qualità. Partiamo dalla prima. La prima qualità è la competenza, che deve poggiare su una grande preparazione culturale. Ovvero, ci deve essere un substrato costituito dalla cultura. Gli umanisti erano maniaci della preparazione umanistica, della cultura di base, del sapere. Era il presupposto per qualunque cosa. Per Guicciardini è la stessa identica cosa. La cultura, in particolare quella umanistica, come presupposto, perché? Perché ti fa conoscere la storia, ti dà una serie immensa di conoscenze e di informazioni, ma soprattutto forma delle abilità. La tua mente, quando studi, studiando, seguendo il tuo percorso culturale, frequenta una palestra nella quale non solo conosce, ma si esercita a avere più memoria, avere agilità, avere capacità critica, avere capacità di analisi, di valutazione, a saper comprendere un testo sia scritto sia orale e a saper produrre un testo sia scritto orale. Tutte premesse senza le quali non si può costruire la vera dote del politico, che è che cosa? La competenza. Un politico deve sapere di cosa sta parlando e di cosa sta trattando, perché se non lo sa, non potrà mai fare il bene del suo paese, non potrà mai guidarlo nella direzione giusta. E su cosa si basa questa competenza? Beh, Guicciardini l'ha individuata in molte cose, ve ne cito un paio: la storia, la conoscenza della storia, perché se non sai come si è arrivati a quel punto, non puoi analizzare il presente nel quale sei. E la giurisprudenza, intesa in senso lato. La giurisprudenza perché ti fa capire il meccanismo delle leggi, come si producono, come agiscono, ma come agiscono anche le leggi degli altri stati, come agisce la diplomazia, come agisce l'economia, come queste forze vanno in simbiosi l'una con l'altra, si legano l'una con l'altro, come è meglio muoversi, quando è meglio stare fermo. Il politico deve avere la competenza, ma la competenza arriva come passo successivo alla base culturale, che non può mancare, altrimenti non hai fondamenta sulle quali costruire. La seconda grande dote che deve avere il politico è il senso dell'onore, e questo è un concetto fondamentale in Guicciardini. Il senso dell'onore, che vuol dire il senso della dignità, il senso della lealtà al tuo paese. Perché se hai senso dell'onore, se hai senso della dignità e della lealtà, tu non agirai mai nel tuo interesse o nell'interesse della tua cricca, di coloro che ti sostengono, ma il senso dell'onore ti spingerà sempre ad agire per il bene esclusivo del tuo paese. Quello che fai, le azioni che scegli, la politica che scegli di fare, potrebbe anche darsi che i successori, quelli che verranno dopo, magari la potranno criticare come scelte, è possibile, ma non potranno mai mettere in dubbio la tua correttezza e la tua onestà. Il fatto che non sei corruttibile, il fatto che hai come tua guida il senso dell'onore. E vi leggo le sue parole a questo proposito. Sono tratte queste parole dai ricordi e dice: non potete avere maggiore virtù che tenere conto dell'onore,
perché chi fa questo non teme i pericoli, né fa mai brutta cosa. Perciò tenete fermo questo capo e sarà impossibile che tutto non vi succeda bene. Ecco, quindi se tu sei onesto, dice Guicciardini, stai pur certo che non potrai che fare cose giuste, fare scelte giuste, perché sono scelte che tu fai per il bene di tutti. Ora, per me Guicciardini è stata una grande lezione, perché insieme ad altri autori io ho appreso molto, moltissimo dalla letteratura, del mio modo di essere, del mio modo di concepire la vita. Per esempio, da Guicciardini ho compreso l'importanza della costruzione culturale che mi sono data, che è stata per me la base sulla quale poi ho potuto costruire la mia competenza di scrittrice. Perché? Perché questa base culturale mi ha dato una competenza storica, una preparazione storica e una preparazione linguistica, una capacità di tenere in mano un testo, di saper narrare trovando le parole giuste, una capacità di gestire la lingua che mi ha permesso di esprimere quello che porto dentro. Su queste capacità io ho costruito la competenza, che per una scrittrice è leggere, 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 infinitamente leggere, perché è da lì che impari come scrivere, impari a scrivere se hai letto moltissimo, e l'importanza di una solida preparazione quando scrivi qualche cosa. La materia che scrivi non deve essere solo una materia che tu senti, che ti appassiona, ma anche una materia che possiedi in mano saldamente, che è saldamente tua, sulla quale hai la competenza.